all'interno della shell bash è possibile definire delle variabili. È possibile definire variabili trattate come stringhe, quindi tutte le variabili sono trattate come stringhe, la shell non è un ambiente tipizzato, non esistono i tipi di dato, tutta è una stringa, ed assegnare loro un valore con l'operatore uguale. Quindi seguendo questa sintassi, nome della variabile uguale a qualcosa, possiamo assegnare il valore, utilizzando invece la scrittura dollaro nome della variabile, possiamo prelevare quel valore, possiamo espandere il nome della variabile nel suo contenuto. Facciamo un esempio. Noi possiamo dire che la variabile A uguale a 1, la variabile B è uguale a Nicola, la variabile C è uguale a 1979 barra A, e poi possiamo stamparle. Eco dollaro A, eco dollaro B, eco dollaro C. Quindi col nome della variabile assegnamento valore si assegna, con eco dollaro nome della variabile si espande il suo contenuto, si accede al loro contenuto. La visibilità delle variabili definite all'interno di una shell è però limitata alla shell stessa. Eventuali sottoshell non ereditano le variabili. Abbiamo detto molte volte che in Unix un processo può lanciare un altro processo, e quello che avviene ogni volta che, ad esempio, digitiamo ls. Il processo bash genera il processo figlio ls e lo esegue. La stessa cosa può essere fatta con una shell, quindi una shell può aprire un'altra shell, una sottoshell, una shell figlia. Le variabili definite all'interno di una shell non si propagano alle shell figlie. Facciamo un esempio: abbiamo definito già tre variabili, A, B e C, nel nostro esempio. Proviamo ad avviare una sottoshell scrivendo bash sul terminale. Qua apparentemente è uguale, ma è un'altra shell e si vede da PS. La shell principale è 22994, quella col PID inferiore. La shell figlia è quella con PID più alto, 23023. Ci siete? Non sono contigue perché fra le due shell evidentemente abbiamo avviato altri processi. La shell primaria sta eseguendo da qualche minuto, quindi abbiamo fatto altre cose. Vediamo se queste variabili si sono propagate alla shell figlia. Facciamo eco dollaro A. Non c'è. Dollaro B. Non c'è. Dollaro C. Non c'è. Chiudiamo la sottoshell con la keyword exit. Siamo tornati nella shell principale, rifacciamo eco dollaro A, dollaro B, dollaro C, vedete, qui sono ancora disponibili. Quindi le sottoshell non condividono le variabili con la shell principale. Esiste ovviamente un workaround, esiste un escamotage per superare questa limitazione. La slide dice: per propagare variabili anche alle sottoshell si utilizzano particolari variabili d'ambiente. Okay. Particolari variabili chiamate variabili d'ambiente. Ogni comando esegue nell'ambiente associato alla shell che lo esegue. Ogni shell eredita l'ambiente della shell che l'ha creata. Quindi ogni shell può definire un ambiente che contiene delle variabili, e questi ambienti vengono propagati, a differenza delle variabili locali, anche alle shell figlie. Ci siamo? Infatti, la prima shell ad eseguire, o dopo il login o dopo l'apertura di un terminale grafico, legge un file di configurazioni. Di solito per le shell di login il file è .profile, e per le shell che ap si aprono dentro un terminale il file è bashrc, che contiene, fra le altre cose, variabili di configurazione che vengono così propagate a tutte le shell eseguite in futuro. Ci sono dei file di configurazione della shell. La shell, appena viene aperta, legge questi file di configurazione, mette le variabili che legge dentro l'ambiente, e di conseguenza tutte le shell che potranno nascere dentro un sistema, che sono inevitabilmente figlie di quelle, erediteranno questo ambiente di variabili che configurano almeno inizialmente la shell. Noi però possiamo utilizzare questo ambiente anche per programmare, per fare altre cose. Prima domanda è: come facciamo a vedere quali sono le variabili di ambiente definite dentro una shell? Il comando si chiama env. Facciamo un esempio.
Così, resettiamo. Diamo il comando env, eccolo qua. Vedete, è una lunga, l'output è un lungo elenco di coppie chiave valore. La chiave è un nome maiuscolo che è il nome della variabile, e il valore è quello che segue. E ce ne sono di tutti i tipi, ad esempio, da una configurazione per il display, lo username che sto usando, il PID del processo dell'agent SSH, la cartella corrente, il nome con cui ci siamo loggati. Ci sono tutta una serie, la shell che stiamo utilizzando, il terminale che stiamo utilizzando. Ci sono tutta una serie di valori che rappresentano appunto l'ambiente, le cose fondamentali che tutti i processi e tutte le altre shell che funzionano su questo sistema devono conoscere. Io qui nella slide vi ho riportato qualche esempio più significativo: la shell, il terminale, l'utente, la home directory, il nome con cui ci siamo loggati e questa particolare variabile che si chiama path, che vedremo fra poco, che rappresenta l'elenco di tutte le cartelle che contengono dei binari all'interno del sistema. Vi avevo detto in un video precedente che le due più famose erano bin e usr bin. Vedete, bin è qui, c'è, usr bin è qui, usr bin, e poi ce ne sono altre cartelle che contengono dei binari. Vedremo meglio successivamente a cosa serve questa cartella. Al comando env è abbinato un altro comando che si chiama set. Proviamolo. Esce molta più roba, vedete? Molta, 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 molta più roba. Queste sono tutte funzioni, funzioni. E se andiamo in alto, dovremmo trovare anche qualche variabile. Eccole qua. Qui in alto, all'inizio di set, non riesco a trovare. Eccolo qua, set. Le prime cose che stampa sono, vedete, variabili simili a quelle di env. E poi ce ne sono molte altre cose, come abbiamo visto. Qual è la differenza fra set e env? La differenza fra set e env è che set è un comando built-in, quindi non c'è nessun binario. Non è un processo esterno che viene lanciato dalla shell, ma è una funzionalità implementata direttamente dentro la shell. Essendo dentro la shell corrente, può ovviamente vedere anche le variabili locali set. Quindi noi abbiamo ad esempio definito nel nostro esempio la variabile, diamogli un nome particolare. Diciamo che zzz è uguale a 1980. Proviamo a fare set pipe grep zzz. Eccola qua. Ci siete. Essendo un comando built-in e non un processo esterno, set può vedere anche le variabili locali alla shell stessa. Ovviamente, perché set è la shell stessa che esegue e conosce le sue variabili locali oltre a quelle d'ambiente. Ci siete? Quindi set è un comando built-in, vede variabili sia locali che d'ambiente della shell corrente. Env è un comando esterno, è la shell che esegue un altro comando. L'altro comando non può ovviamente vedere le variabili definite dentro la shell stessa, come nel nostro caso zzz. Ci siete? Può vedere soltanto le variabili di ambiente. Infatti se scrivessimo env pipe grep zzz, non troveremmo niente, perché zzz non è una variabile d'ambiente, non l'abbiamo resa d'ambiente, ma è una variabile locale. Esiste un altro comando che si chiama unset, molto simile a alias e unalias, c'è anche set e unset, che leva una variabile. Quindi se facciamo unset zzz, togliamo zzz dallo spazio dei nomi e quel nome lì non è più accessibile. Quindi potremmo fare echo zzz e adesso non ci esce nessun valore, l'abbiamo rimosso dallo spazio delle nostre variabili. Come si fa a rendere una variabile da variabile locale a variabile d'ambiente? È possibile aggiungere variabili all'ambiente utilizzando il comando export.
Le variabili esportate si comportano come variabili locali, sono identiche a quelle locali, ma sono visibili, come abbiamo detto, anche dalle sottoshell. Quindi noi, se al posto di scrivere A uguale ad 1 scrivessimo export A uguale ad 1, ovviamente stampando il valore otterremo il valore della variabile 1. Potremo aprire una sottoshell e verificare che la variabile esiste anche nella sottoshell perché è una variabile d'ambiente. Proviamo. Chiamo eco dollaro A, eco dollaro B. Ok. Abbiamo ancora le nostre variabili di prima. Abbiamo già visto che lanciando una sottoshell e provando a stamparle non otteniamo nessun valore perché non si propagano. Usciamo dalla sottoshell, siamo tornati nella shell principale, stampiamo B, è ancora disponibile, rendiamola d'ambiente. Export B uguale a, cambiamolo, cambiamogli il valore, diciamo Pino. Adesso B è una variabile sia locale che d'ambiente, cioè è disponibile localmente, ma è una variabile d'ambiente, e il suo valore è Pino, verifichiamolo. Qui sto accedendo localmente, apro una sottoshell. Ed eccola qui, l'abbiamo trovata. Ritorniamo nella shell principale, facciamo env pipe grep pino, eccola qua. Dentro le variabili d'ambiente la linea b uguale a pino viene trovata perché adesso è diventata d'ambiente, vediamo se la trova anche set. Chiaramente la trova anche a set, perché set vede tutto, vede sia le variabili d'ambiente che le variabili locali ad una determinata shell.